Sbri, 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 mio Dio. Ma cosa cade? Oh no, non ci posso credere! Ma come ho fatto a venire fin qua? Nasconditi. In che senso nasconditi? Ma in che senso? Sta arrivando mio padre! Ma di che stai parlando? Scusami, come tuo padre? Ma com'è possibile che sia arrivato tuo padre? Oh, salve. Salve. Ciao papi. Ma buonasera, ciao dolcetta. Oh, ciao spiserino, da quanto tempo? Oh, ciao nonno, come stai? Oh, sai com'è, freddo. Sì. Il tecnico, sicuro dell'altra volta, non ti ricordi? Sì, il tecnico. Tu dovresti essere Sbreezer, immagino, vero? Sì. Sono... Sbreezer, il tecnico. Oh, ma dai, dolcetta, ma cosa stai dicendo? Non credo proprio che sia il tecnico. Credo principalmente che sia proprio... Sai com'è la tua cotta in questo momento, o sbaglio? No, io cotte. Sono fredda come il ghiaccio. No, non ci mancherebbe. Dai, dolcetta, immagino che nonostante tu sia fredda hai comunque un cuore d'oro. Comunque, ciao Sbreezer, molto piacere, sai com'è, sono il padre supremo dei vampiri, nonché il padre di Dolcetta. Oh, sì, salve! Sì, sono colui che praticamente ha iniziato la seconda guerra contro gli umani, ma ormai ci ho fatto il callo, li guido ogni giorno e ogni tanto, sai com'è, li siamo anche come banchetto per cenere di Natale. Sì! Allora, simpatica, volete mangiare qualcosa? Ovviamente sì, che cosa c'è da mangiare? Immagino mani di bambino oppure piedi di nonna. No, sì. Noi siamo diventati vegetariani, nonno! Ah, questa parola, quanto bambino la odio, di pecora, però... infatti. Ah, ok, bambino di pecora, ma sì, dai, potrebbe andare. Sì, avevamo le pecore qua fuori, te la vado a prendere su... Tu cosa stai facendo? Io? Sì, cosa stai facendo tu? Io sto... mi sto sedendo a tavola. Ah, ok, va bene. Ok, in ogni caso. Papà, ne ho trovato due, sono qui, mi raccomando, se vuoi... Ottimo, va bene. Va benissimo. Parliamo un po' di te, Sbreezer, allora. Tu di cosa ti occupi, a parte essere vivo e non immortale? Io faccio lo youtuber. Ah, lo youtuber, cos'è lo youtuber? Nonno, praticamente sono delle persone che fanno i video su YouTube e guadagnano attraverso le visualizzazioni con le inserzioni pubblicitarie. Ah, che cosa complicata, vabbè, in ogni caso io facevo altri lavori da grande, da piccolo, voglio dire. Ad esempio facevo colui che ammazzava le pecore o ammazzava i bambini quando, insomma, c'era poca c'era insomma poche provviste. Ah, e la pagavano bene? Sì, nel senso, mangiavamo. Ah, sì. Divertente. Già, tieni anche a te, Sbreezerino. Ti ho dato la zuppa. Voi state insieme, voi due? Sì. In questa casa, sì, perché lui deve riparare la finestra. Nel senso, sì, cioè... Dai, dolcetta ancora? Ma basta, ho capito che c'è una cotta tra voi due, ed è normale, è successo tanto tempo fa, nel senso io con tua madre, dolcetta, però ovviamente necessariamente l'abbiamo dovuta trasformare in un vampiro. Ah, ho capito. Ok, beh, quindi sei venuto qui per che cosa, papà? Nulla, volevo un attimo sapere come stava la mia piccola, non credi? Mi pare abbastanza logico. Beh, sto bene, grazie, spero anche te. Sì, nel senso... Quindi mi stai dicendo che non sei venuto qui per dirmi che Sbreezer dovrebbe essere un vampiro, giusto? Beh, non è in programma questa cosa. Cosa? Che cosa? Di cosa stai parlando, nonno? Quando è che dovreste di trasformarlo in un vampiro? Mica lo potete lasciare così, umano, in una famiglia di vampiri. Sarebbe peggio per lui, perché dopo un po', sai com'è, dopo che mi viene un leggero languorino, anche solamente non mangerei niente tu, papà. È una mia scelta, ed è una sua scelta, quindi non lo posso costringere. Esatto, sì. Beh, d'altronde, Sbreezer... Che cosa sto dicendo? Ascoltatemi bene, ok? Che cosa? Io non esigo che mia figlia si metta con un umano. Quindi o vi lasciate, o secondo poi lo trasformo in un vampiro. Però deve almeno essere prima di questa settimana.
qualcosa? Prima di questa settimana? Assolutamente sì. Io non ti insegno come trasformare le persone in vampiro, dolcetta. Però ti ricordo che se tu dovessi succhiare tutto il sangue di Sbriser, rimarrebbe solamente le ossa e qualche muscolo deteriorato di Sbriser. Quindi devi essere brava a fermarti quando devi trasformare lui in un vampiro, capito? Perché altrimenti, se non lo trasformeresti tu, lo trasformerò io, o meglio, lo uccido. Non ne posso più di te. Fuori, vai via, papà. No, stavo scherzando, dai, piccolina. Ma stavo scherzando, non c'è bisogno di fare questa maniera. No, scherzando un cavolo, ogni volta è così. Devi venire qui in casa mia a rovinarmi le cose. Ma è la legge dei vampiri, dolcetta. Te l'ho insegnata quando ne dobbiamo piccola. Parlare noi, e noi soltanto. Perché? Tu qua non ci fai nulla. Oh mio Dio, ma perché non fai come tua sorella Marcellina? E quella se ne sta in una grotta, e se ne sta insieme a degli umani. Però mica ci sta fidanzata insieme, capito? È una sorella. Ma che sei, quindi? Sì, tu non la conosci. Ma che ne sai poi tu di mia sorella? Non fai mai a trovarla, solo perché lei si è trasferita molto più lontano da te. Beh, so solamente che lei quando entra è molto felice, perché è da sola, vive da sola, suona, canta e fa quello che vuole, senza aver problemi con nessuno, specialmente se ha problemi con qualcuno, li ha con un bamboccio ed un cagnolino del cavolo. Certo, perché non te lo dice. E dirmi cosa? Fuori. Dolcetta, mi stai... Via. Vedete sì. Che io ritornerò, e neanche da solo, ritornerò anche con l'ex, te la vedrai pure tu con l'ex. Freezer, mi dispiace, ma se tu vuoi stare con mia figlia, queste sono le condizioni. Arrivederci. Voglio vedere! Mio Dio! Certo. Sì, mi dispiace che tu abbia dovuto, insomma, sentire quello che ha detto. Nel senso... Il fatto è che se torneranno qui a fine settimana e tu non sarai trasformato, non potrai neanche difenderti con le tue forze. Perché sei un umano, i vampiri sono molto più forti. Che cosa posso fare? Rischieresti di morire se io ti trasformassi, la tua vita non sarebbe più uguale. Come faresti con i tuoi amici poi? Ferma. Potremmo fare un qualcosa, ok? Ovvero, potremmo andare da tua sorella e magari chiederle come trattare suo padre, ok? Perché magari, non lo so, tipo lei ha un po' più feeling con tuo padre, mentre tu no. E di conseguenza, se magari andassimo a chiedere a lei, ok? Potrebbe, insomma, in un certo senso convincerlo. Così almeno lo convincio ad entrambi di non trasformarmi, no? Oppure potremmo anche fingere. Fingi di fare cosa? Potremmo travestirti da vampiro. Cosa? Sì, vero! Ti trasformi in un vampiro. Tanto non ci vuole nulla. Metti un po' di fart, un po' di sangue lì e qua e là, e sei a posto. Non lo so, dolcetta sciabolette. Insomma, mia sorella arriva. Ti sta suonando il cellulare? Sì, un attimo, dove l'ho messo. Ok, era qua. Pronto? Ok. Ma che cosa c'è scritto? Bene. Marceline. Sì, ciao Marceline. Cosa ti ha chiesto? Praticamente mio padre l'ha avvisata che tu... Insomma, l'ha avvisata della nostra situazione e ha detto che vuole venire a parlarmi di questa storia. E che non crede che io abbia potuto fare una cosa del genere. Ok, ho capito, ho compreso. Tranquilla, dolcetta. Comunque si può sistemare questa cosa. Secondo me, cioè, possiamo andare noi da lei, ok? Così almeno ci facciamo vedere un po' più ospitali. Ed effettivamente facendo in questa maniera... Sì, e poi da tanto che non la vedo la zia, mamma, possiamo parlare con lei, no? Sì, certo. Va bene, allora andremo dalla zia. Ottimo, sciabolette. Comunque, in ogni caso... Sì, che cosa? Posso chiedervi una cosa? Sì? Ma... quanto anni siete sulla Terra? Da quanti anni? Io... La mamma mi ha fatto... Io ho ancora 50 anni, io. 50 anni? Sì, è piccolino lui. E tu quanti anni hai, dolcetta? Ne ho quasi un migliaio. Forse un pochino di più. Insomma, siamo intorno al migliaio. Cioè, oh mio Dio. Conto dopo un po', lo sai, no? Ok, va bene. Va bene, ascoltatemi. Andiamo a mangiare, però mangiamo magari qualcosa di umano. È stato molto bella questa chiacchierata con tuo padre, anche se alla fine è stato un po' deludente. Però l'importante è che adesso sappiamo che cosa fare, va bene? Andiamo ok, quindi casa... prossima tappa, zia Marceline, e esatto. Poi vediamo cosa fare con papà. Esattamente, andiamo a chiedergli qualche aiuto. Comunque, in ogni caso, questa pecora è molto squisita. Sì, sciabolette, veramente buona. Anche a me piace.